incrocia con Gerolin, serve in profondità verso Renato, sempre controllato da Dittmar. Ancora Renato. Mantiene il possesso della palla con l'aiuto di Gerolin, chiamato in avanti ancora Nela, Andrade. Nela, collovati sul tentativo di pressing dei giocatori tedeschi. Signorini. Desideri, sul quale interviene irregolarmente Wagner. Desideri è un altro degli olimpici, è convocato da Rocca insieme a Rizzitelli, ma Rizzitelli, come vi ho detto, è in panchina, sta giocando con la maglia numero 9 di centravanti Rudi Feller. Andrade batte verso Renato, scavalcato dalla palla, sempre seguito da Dittmar. Brunner in anticipo sul senegalese Sane Nela. Andrade, il sbandieramento del guardaline. Desideri, troppo lungo il lancio verso Feller, esce Koepke protetto da Giske. Kun, Schwabel, Eckstein, fermato ottimamente da Collovati. Gerolin, Desideri, ancora pescare Feller con il lancio lungo, ma ancora Giske protegge l'uscita di Koepke davanti al connazionale centravanti della Roma. Wagner, Kun, Andrade vince ultimamente il tackle, serve Renato. Renato affonda nell'area di rigore, cerca di andare al cross che Dusen gli impedisce, deviando in calcio d'angolo del terzo. Andrade aveva vinto un contrasto rubando il pallone e la puntata offensiva in contropiede di Andrade fermata in calcio d'angolo, battuto da Renato. Il calcio d'angolo, ancora Collovati tenta per la seconda volta, la sua conclusione è fuori. Ancora una incursione offensiva di Collovati, eccolo inquadrato dalle telecamere del regista Roberto Gambuti. Andrade, alla sua terza partita ufficiale con la Roma, è arrivato da pochissimi giorni a Roma. Nela, Dittmar, sbaglia il rilancio il giocatore che l'allenatore Gerland ha piazzato a controllare Renato. La partita di ritorno si giocherà o il 5 ottobre, secondo il programma, o il 12 ottobre, qualora ci fossero giocatori impegnati nella finale del torneo di calcio delle Olimpiadi. Renato si è liberato irregolarmente di Giske, sembra in questo momento di vedere un cambiamento di marcatura operato da Gerland con Giske che era passato su Renato e nell'azione precedente Dittmar era su Feller, ma potrebbe trattarsi anche di una situazione momentanea. Wagner ha intercettato ancora Renato che mantiene molto bene il passaggio della palla, vince un altro dribbling, effettua un lancio lungo, un po' troppo lungo, che è tranquillamente raccolto da Koepke che anticipa Feller e Gerolin che si erano gettati seguendo l'azione di Renato. Filipowski per Sane, va al tiro ribattuto da Signorini. Ancora l'africano del Senegal effettua un cross senza problemi per Peruzzi. Papredonia, scatta Tempestilli, servito più centrale Renato. Ancora Tempestilli in posizione di ala, viene visto dal brasiliano. Cross di Tempestilli, colpo di testa da parte di Giske che anticipa Feller, riprende ancora Tempestilli, ripropone un cross in area. Kun controlla, rinvia lungo verso Sane, colpo di testa di Collovati, Manfredonia, si allarga Gerolin, ha un rimpallo favorevole su Schwabel ma sfavorevole su Brunner. Giorgio?
Scusami, è appena ricominciato il secondo tempo da 50 secondi, il secondo tempo della partita della Juventus. La linea va temporaneamente a Carlo Nesti per un punto sulla situazione, su eventuali cambiamenti. Poi torneremo da te e sarà linea principale in pratica il campo di Roma fino alla conclusione del tuo primo tempo. La linea a Carlo Nesti. Grazie Carlo, torneremo a collegarci secondo l'andamento della partita. Comunque il campo principale in questo momento diventa quello di Roma. La partita è tra Roma e Norimberga. La linea torna a Giorgio Martino. 23esimo minuto di gioco nel primo tempo, al Flaminio sempre 0-0 fra Roma e Norimberga. C'è stato l'intervento di Peruzzi mentre non eravamo collocati, ma senza troppi affanni. La partita che resta in quel tranquillo equilibrio con il quale ha vissuto in questa prima fase di gioco. Adesso c'è una combinazione dei due brasiliani della Roma, Renato e Andrade. Andrade ha subito un fallo da parte di Schwabel, ha battuto la punizione, ma l'arbitro fa rettificare. Vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto e in visione adesso, che stiamo trasmettendo in diretta dallo stadio Flaminio di Roma, andata del primo turno di Coppa UEFA, 0-0 fra Roma e Norimberga. La Roma gioca con Peruzzi, Tempestilli, Nela, Signorini, Collovati, Andrade, Renato, Manfredoni, Appeller, Desideri e Gerolin. Quindi presenza di Feller e Rizzitelli in panchina. Roma schierata a due punte, era Eckstein, il centravanti olimpico della nazionale tedesca, che era rimasto leggermente infortunato nell'azione precedente, dopo che il portoghese José Rosa Santos, che dirige l'incontro, ha verificato le condizioni di Eckstein, che ha regolarmente ripreso il gioco. La partita ha potuto riprendere con il calcio di punizione. Adesso ce n'è un altro sempre in favore della Roma, mentre c'è fuori campo Renato, che si sta facendo controllare dal dottor Alicicco, mentre Desideri sta per battere un calcio di punizione, una distanza nella quale un tiratore come Desideri potrebbe anche tentare la conclusione in porta. Così è infatti, ma la barriera è ben chiusa e salda e respinge. In questo momento c'erano 5 giocatori del Norimberga contro il solo Feller, mentre Renato ha ripreso la sua posizione in campo. È troppo lungo il pallone per Sane, il senegalese non può controllarlo. Signorini cambia gioco verso Nela. Desideri va poi alla conclusione, tira sul primo palo dove Kepke è ben piazzato. È il primo tiro in porta vero questo di Desideri dopo 29 minuti e mezzo. Chiude Signorini, Collovati e Signorini poi vanno a evitare sia l'angolo che il pallo laterale. Buon pallone servito per Nela, puntata offensiva del capitano che mette molto bene in movimento, in velocità Renato. Entra in area di rigore Renato, può tentare la conclusione, aspetta il momento giusto per tirare o per crossare, non lo trova, l'azione che finisce a fondo campo. Poco fortunato il brasiliano in questa circostanza, forse anche un po' lento nel decidersi su quale cosa fare, se tirare o passare. Ottima comunque la manovra di Nela, la giocata di Nela, che aveva servito molto bene in velocità nello spazio libero Renato. Carlo? Dimmi Gianfranco. Ecco, tornerei a questo punto a dare la linea a Giorgio Martino a Roma per Roma-Norimberga. Sei sempre pronto naturalmente tu a intervenire. Nessuna novità nel punteggio, ma qualche altra cosa di nuova c'è stata al Flaminio. A te Giorgio. Brutte notizie per la Roma. Renato al 35esimo ha sentito riacutizzarsi di quel malanno che aveva già fatto intravedere nel qualche minuto prima. Ha tentato anche un colpo di tacco, ha tentato l'ultimo exploit, poi ha dovuto arrendersi e zoppicando è uscito dal campo. Due minuti dopo è entrato Rizzitelli con il numero 15. Appena Alicicco è andato, ha raggiunto sotto la tribuna Tevere Renato, che era dalla parte opposta, subito ha fatto segni evidenti di sostituzione. Ma era apparso già prima chiaro che Renato non avrebbe potuto rientrare in campo. Era uscito in maniera lentissima, proprio isolandosi dal gioco e facendo chiaramente intendere che problema muscolare. Adesso lo vediamo uscire, possiamo anche inquadrarlo, sta uscendo, mentre ora c'è un altro giocatore a terra inquadrato, ma c'è sotto la panchina Renato che sta uscendo.
Eccolo che viene ora inquadrato. Zoppica vistosamente, accompagnato dai massaggiatori. Renato deve essere accompagnato a braccia, fuori del campo. Quindi la Roma perde Renato. Mantiene dunque le due punte con l'ingresso di Rizzitelli, forse la maniera peggiore che la Roma potesse augurarsi per risolvere il problema del tridente. Duse. Buon pallone per Schwabel, il diagonale di Schwabel è controllato da Signorini, mentre era uscito Peruzzi, Signorini ha deviato in calcio d'angolo. Kun. Dittbar, Eckstein. Buon pallone per Wagner. Ancora un cross di Wagner, sale, gol! Norimberga in vantaggio, bella azione. Wagner Sane che ha portato in vantaggio la formazione tedesca al 44esimo del primo tempo. Ha segnato Sane, un'azione veloce che ha preso assolutamente in contropiede in velocità la difesa della Roma. Ecco il cross di Sane che ha tagliato l'area di rigore, colpo di testa di Sane, liberissimo. Impossibile l'intervento del portiere Peruzzi e Norimberga in vantaggio, situazione che si è estremamente complicata per la Roma. Ecco l'azione ancora, il bel cross di Sane, di Wagner, il colpo di testa di Sane, liberissimo, difesa della Roma che si è fatta prendere assolutamente in velocità. Desideri. Ammoniti, siamo ora al 48esimo minuto e finisce il primo tempo al Flaminio, Roma 0, Norimberga 1, gol di Sane al 44esimo. Siamo al 30esimo secondo della ripresa, la Roma ha ripreso subito guadagnando un calcio d'angolo, ma la novità maggiore riguarda la formazione, c'è con il numero 16 Bruno Conti che ha preso il posto di Gerolin, quindi secondo cambio effettuato dalla Roma, il primo è stato obbligato dall'infortunio di Renato, il secondo invece è stato una scelta tattica di Lidolm che a questo punto getta nella mischia Bruno Conti, chiedendo all'estro, alla fantasia, al talento calcistico del nettunese campione del mondo di ribaltare una situazione che vede la Roma in svantaggio. Al 44esimo del primo tempo ha segnato Sane per il Norimberga, ora siamo al primo minuto e 15 secondi della ripresa, il punteggio è sempre di 1-0 in favore del Norimberga, la Roma sta tentando la carta Bruno Conti. Carlo? Dimmi. Attenzione, linea subito a Roma, a te Giorgio. State rivedendo l'episodio che ha provocato il calcio di rigore in favore della Roma, combinazione Andrade-Feller, triangolazione Feller-Andrade, poi passaggio di ritorno di Andrade allo stesso Feller che è stato atterrato da Dittmar in area di rigore. L'arbitro Santos ha assegnato il penalty, vediamo Stefano Desideri che sta per battere il calcio di rigore, terzo minuto di gioco della ripresa, calcio di rigore in favore della Roma per il fallo su Feller da parte di Dittmar, batte Desideri ed ecco il parità fra Roma e Norimberga dopo che Stefano Desideri ha realizzato al terzo minuto e mezzo del secondo tempo il penalty concesso per il fallo su Feller da parte di Dittmar dopo una bella combinazione veloce fra Andrade e Feller stesso. Rivediamo ancora l'esecuzione del penalty di Stefano Desideri, poi la linea ancora De Laurentiis. Benissimo Giorgio, grazie. Dunque 1-1 a Roma, vediamo cosa succede in questi momenti finali in Romania, a te la linea Carlo. Grazie, grazie Carlo, linea subito al Flaminio per l'1-1 attuale tra Roma e Norimberga, la linea a Giorgio Martino. Nono minuto della ripresa, fermato Sane in fuorigioco in questo tentativo di attacco del Norimberga, 1-1 il punteggio fra Roma e Norimberga, in vantaggio i tedeschi al 44esimo del primo tempo con lo stesso Sane, con un bel colpo di testa, attuazione di Wagner in velocità, in contropiede, pareggio della Roma con Desideri su calcio di rigore al terzo della ripresa, rigore
decretato dall'arbitro portoghese Santos per un fallo di Dittbar su Feller dopo una combinazione Andrade-Feller. Grande vivacità portata al gioco della Roma dall'ingresso di Bruno Conti, protagonista di 4-5 giocate da campione del mondo. Quello che Lidolm si aspettava da Conti, Conti lo sta puntualmente dando alla squadra. Partita dunque che è tornata in equilibrio per quanto riguarda il punteggio, anche se ovviamente per il Norimberga il risultato è ancora estremamente favorevole. Sane fermato da Manfredonia. E ora viene ammonito anche Manfredonia. Terzo giocatore della Roma ammonito, Manfredonia, dopo Desideri e Tempestilli, mentre è a terra Sane, il senegalese autore del gol con cui il Norimberga si è portato in vantaggio. Rimessa in gioco di Ghisque. Sane e torna in vantaggio il Norimberga con un'azione conclusa poi da Eckstein. Azione nata da una rimessa laterale che ha liberato Eckstein all'undicesimo minuto in piena area di rigore, e il nazionale tedesco ha fiondato imparabilmente in rete. Rivediamo l'azione, il fallo laterale di Disc corretto ancora in area, dove arriva Eckstein e batte con violenza Peruzzi, mentre il Norimberga dunque torna in vantaggio. Rivediamo ancora l'azione, ecco il colpo di tacco di Sane per Eckstein, che in gran velocità arriva con perfetta coordinazione e va a battere il portiere Peruzzi, mentre Sane viene ammonito per gli episodi intercorsi subito dopo il gol. Si era trattenuto Sane nella porta della Roma e aveva forse provocato qualche accenno di rissa. Torna in vantaggio il Norimberga e con la regola del valore doppio dei gol in trasferta, questo 2-1 è un risultato molto molto importante per il Norimberga e molto pesante per la Roma. Gerland, allenatore 34enne del Norimberga, conferma la marcatura uomo di Ghisque, numero 4 norvegese, su Feller, e di Dittbar, numero 5, su Rizzitelli, mentre c'è ancora la necessità di un altro intervento da parte di Alicicco per Signorini, che nel contrasto di testa con Sane di qualche secondo fa è rimasto leggermente infortunato. La Roma in panchina adesso il secondo portiere Tancredi, Oddi e Politano, sono già entrati Rizzitelli e Conti. Ghisque, Schwabel, buon pallone servito da Schwabel verso Filipowski. Filipowski aggira Collovati, ancora Filipowski in area, Benzane, gran parata di Peruzzi che salva la Roma dal terzo gol, e poi Signorini a terra respinge il tiro da parte di Wagner. Il Norimberga vicinissimo alla terza rete, un doppio salvataggio prima di Peruzzi e poi di Signorini sulle conclusioni di Sane e di Wagner. Hanno impedito la squadra tedesca, ecco inquadrato da Gambuti il portiere Peruzzi che ha compiuto una parata miracolo. Sane precede di testa Signorini, mette ad Eckstein sul quale esce coraggiosamente Peruzzi costringendo il tedesco all'errore. Ancora bella combinazione delle due punte del Norimberga, Sane e Eckstein. Sane, sbagliato l'appoggio, Rizzitelli, c'è Feller solo,
Zitelli ritarda e poi Feller tira fuori, mandata fuori la palla, deviata in calcio d'angolo, fallita questa occasione nata da un errato disimpegno di Gieske, che aveva regalato la palla alla squadra di Virse Lidom, inquadrato adesso. La Roma ha guadagnato soltanto un calcio d'angolo, era la palla che Gieske gli aveva regalato per il pareggio che è stato mancato. Respinto il tiro di Rizzitelli, riprende fuori area però Desideri, ancora Desideri che va al tiro, grande risposta da parte di Kepke, palla ancora per Rizzitelli, conclusione alta di Rizzitelli. Fiammata della Roma nell'ultimo minuto con tre occasioni, una provocata dall'errore di Gieske che Rizzitelli non ha saputo sfruttare e poi è stato il salvataggio in calcio d'angolo, poi il bel tiro di Desideri respinto da Kepke, è stata la prima vera parata del portiere del Norimberga e poi questa conclusione di Rizzitelli sugli sviluppi della stessa azione. E ora il regista Gambutti ci ripropone con questo replay. Ecco la parata sul tiro di Desideri verso Rizzitelli, che ha qualche difficoltà a mantenere la palla in campo, comunque in qualche modo ci riesce e poi viene fermato irregolarmente da Filipowski. E poi c'è una reazione di Rizzitelli che viene espulso. Espulso Rizzitelli per fallo di reazione. E così finisce anche male dal punto di vista disciplinare questa partita, che già per la Roma si è messa nella maniera peggiore. Uniche attenuanti per la squadra giallorossa la forma in ritardo notevole rispetto alla squadra tedesca e l'infortunio a Renato, e questo ha finito per accentuare poi una situazione già abbastanza tesa per qualche polemica, per la condizione del Flaminio, per cosiddetto tridente, per le voci di una possibile riapertura di mercato. Su tutto questo è avvenuto appunto un Norimberga in condizione fisica nettamente migliore, più rapido, più svelto nella manovra, che sta vincendo meritatamente, e l'infortunio a Renato che ha accentuato i disagi della squadra giallorossa, soltanto in parte compensato dall'ingresso del generosissimo Bruno Conti, unico da salvare con il portiere Peruzzi. 48esimo, si batte questo calcio di punizione che Rizzitelli si era guadagnato ma poi gli è costato l'espulsione. Nella mischia riprende ancora, cerca Conti di arrivare sulla palla, extra e non procede, fischio finale. Il Norimberga ha battuto al Flaminio la Roma per 2-1, compromettendo notevolmente le possibilità di superamento del turno da parte dei giallorossi.